dare un saluto a tutti quelli che vedranno questo messaggio. È un saluto di pace e di serenità. Sono stato in questa parrocchia di Cristo Risorto appena 3 anni e è stata una bella avventura. Sono riuscito a visitare moltissime famiglie, è stato meraviglioso condividere con i bambini, con i giovani, con i ragazzi un tratto del loro percorso. È chiaro che sono ragazzi che ascoltano tantissimo e si vedono già riusciti in qualcuna delle professioni più belle, insomma. Io ho cercato di aiutarli a cogliere la radice della vita, che è il fatto che siamo dono di Dio, e anche di aiutarli a dire grazie al Signore. Caro Don Antonio, potrei dire semplicemente grazie. In questo grazie c'è già tutto. In una comunità il passaggio di un sacerdote lascia comunque un segno. Il tuo, Don Antonio, è stato un segno di bene. Certamente la tua presenza e il tuo cammino con la comunità di Cristo Risorto è stato breve. Sì, molto breve, ma ugualmente significativo e ha lasciato in molti di noi dei segni indelebili. Grazie per il tuo stare ad ascoltare, la tua attenzione e la tua disponibilità. La tua attenzione e cura verso gli anziani, le persone sole e verso gli ultimi. Il tuo entrare nella comunità e nelle case in punta di piedi. Grazie per questo insegnamento e per tutto quello che hai fatto per la comunità di Cristo Risorto e per ognuno di noi. E con l'augurio di un fruttuoso ministero sacerdotale nella tua nuova parrocchia di Vallese di Oppiano, voglio salutarti a nome mio personale, a nome delle persone che porti nel cuore e che ti porteranno sempre nel cuore, a nome della comunità di Cristo Risorto e di tutto Cussolengo, come tu sei solito salutare, tutte le persone che incontri, il Signore ti vuole bene. Grazie Don Antonio, anche noi ti vogliamo bene. Caro Don Antonio, tu sei rimasto con noi solo 3 anni, ma le tue radici si sono intrecciate con quelle della nostra comunità e hanno portato frutti fecondi che rimarranno a lungo. 3 anni, è vero, sono pochi per un parroco, ma nonostante questo hai segnato la tua presenza di gesti importanti. La visita a tutte le famiglie della parrocchia è stato segno del Signore che si fa vicino ad ognuno di noi. La tua premura verso gli ammalati ci ricorda che nel loro volto è impresso in modo privilegiato il volto di Cristo. Non possiamo quindi che esprimere il nostro affetto e la nostra gratitudine a te, caro Don Antonio. Perciò, un po' ripetendoci, ci sentiamo di dire insieme a te: il Signore ti vuol bene, ma anche il Signore ci vuol bene. Sono riuscito a mettermi vicino a chi stava lavorando, anche a chi stava inventandosi qualcosa, specialmente gli imprenditori, che sono una favola. E soprattutto vorrei concludere questo saluto con le famiglie che vivono il matrimonio in maniera gioiosa, bella, quelli che stanno scoprendo che potrebbero fare molto di più e anche quelli che hanno con sofferenza dovuto cambiare marcia, cambiare persona, mettersi un po' a ripensare tutto. Specialmente la sofferenza di chi è stato lasciato mi ha coinvolto parecchio e vorrei restare qua per stare vicino a loro, perché l'avventura di scoprire l'amore è una cosa che vale la pena tentare e ritentare. Al lupo per la tua nuova missione, Don Antonio. Ci eravamo abituati a te ed avevamo ormai memorizzato il tuo motto, il tuo saluto: il Signore ti vuol bene. Caro Don Antonio, prima del saluto finale ti vogliamo dire ancora grazie per il tuo ministero presso di noi. Questo è un semplice sentito grazie. 3 anni fa ero presente al momento del saluto di accoglienza. Che sia anche questo, sono contento di essere presente a questo saluto per un nuovo inizio per te e dall'altra parte un nuovo inizio per la comunità,
portandosi dietro i frutti maturati nell'interazione con te. Sia questo il nuovo inizio. Il bene produce sempre un nuovo inizio. Auguri. Un grazie a voi ragazzi, che siete meravigliosi. E un grazie a chi canta, a chi pulisce la chiesa, a chi organizza la festa parrocchiale, ai giovani che vogliono continuare a essere giovani e magari un po' alla volta anche loro maturano, vero? E poi chissà, magari ci ritroviamo, volete saperlo voi? Io no, non lo so. Il Signore ci vuol bene anche per questo. E poi da ultimo devo salutare i fratelli ammalati, quelli che si sentono ancora senza speranza, ne ho incontrati. Li invito a guardarsi attorno, a vedere che qualcuno è ammutolito, qualcuno non può più dir niente, e aprirsi nel cuore. E se io devo salutarvi è per consegnarvi questo compito di aprirvi. Apritevi, come dice il Signore al sordomuto, apritevi a chi abita la vostra scala, chi abita la vostra via, chi percorre la vostra strada. E chiedo scusa se queste cose, che sono il mio ideale, non sono riuscito sempre a farle bene. Buon proseguimento.